Alessandro Raimo, un altro giovanissimo al nostro microfono, oggi mi sembra in fase di copertura sei stato quasi impeccabile. Sì, abbiamo fatto una bella partita difensiva, anche se abbiamo regalato qualcosa a loro, abbiamo fatto qualche errore di troppo che di sicuro non sarà da ripetere nella prossima partita, perché ci faranno molto male se faremo gli stessi errori. Sei stato l'autore del fallo da rigore su Pagnotta, se non vado errato. Raccontaci l'azione e confermaci o meno la veridicità del calcio di rigore. No, il rigore era netto, ho sbagliato, sono arrivato troppo forte e invece di temporeggiare sono entrato sull'uomo. Dovevo temporeggiare e aspettare che facesse un passo, invece ho anticipato troppo, e quindi ho commesso il fallo. Il rigore c'era tutto. Anche, abbiamo già detto anche a Benedetti, lo ripetiamo anche a te, si temeva questa Massese giovanissima con 6 giocatori in quota, invece proprio nel primo tempo, proprio diciamo all'acchito della partita, vi siete comportati con una grande maturità. Sì, alla fine essere tutti giovani, perché comunque anche quelli che non sono quote alla fine sono ragazzi giovani e l'intesa c'è. La squadra comunque è una grande squadra e può puntare a fare molto bene, anche se appunto avevamo 6 quote in campo, e come ha già detto il mio compagno Riccardo, se esce una quota e ne entra un'altra non cambia assolutamente niente. Domenica a Savona sarà una partita difficilissima, però diciamo che questa vittoria è un buon viatico. Sì, ora questa vittoria non conta più niente, dobbiamo pensare alla prossima partita, fare bene e cercare di portare a casa 3 punti anche a Savona, e sarà una trasferta molto difficile. Grazie. Bocca al lupo.